Le 22.35, buonasera, bentrovati al Campionato dei Campioni, puntata speciale dedicata al post partita della seconda giornata di Serie A, ma soprattutto al calciomercato, perché mancano 24 ore alla chiusura della sessione estiva ed è successo veramente l'incredibile in questi ultimi giorni, ma soprattutto in queste ultime ore. Protagonista il Milan, ma attenzione alle altre squadre di Serie A che stanno preparando dei colpi a sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le punte. Potrebbe verificarsi un giro di attaccanti davvero clamoroso in queste ultime 24 ore. Noi terremo monitorato tutto, ma soprattutto cercheremo di avere notizie dalla Spagna, dove Adriano Galliani sta portando a casa Riccardo Cacà. L'arrivo a Milano è atteso nella giornata di domani, manca soltanto l'ufficialità. C'è l'accordo tra il Milan e il Real Madrid, Galliani è a cena proprio in questo momento con i legali del giocatore. C'è molto ottimismo per la conclusione di questa trattativa. Noi chiediamo subito a Giovanni Lodetti se al Milan serviva davvero Riccardo Cacà. Ciao Giovanni, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Io credo di sì, solo con una, faccio una premessa. Il fatto che l'abbia lasciato andare tranquillamente Ancelotti, che lo conosce dal primo giorno, mi fa pensare così facilmente l'ha lasciato andare, perché se viene così senza fatica, chiaramente vuol dire che a Madrid il posto in squadra per Cacà non c'era assolutamente. Dunque potrebbe esserci qualche problema, magari dal punto di vista fisico, non di carattere, diciamo così, grave, però una tendenza alla forma non ottimale per lasciarlo andare così. Però Cacà è un giocatore di grande carisma e io credo che al Milan in ogni caso potrebbe fare ancora bene. Massimiliano Allegri, come riuscirà a gestire tutti gli attaccanti, ma soprattutto riuscirà a far coesistere Cacà, Matri, Balotelli e El Shaarawy, se ci sarà ancora spazio per El Shaarawy in questo Milan? Lo chiederemo ad Alessandro Scanziani. Ciao mister. Ciao, buonasera. Compito a tutti. Arduo per mister Allegri? Ma penso di sì, ribadisco un po' il concetto. Bisogna dire se il Cacà è il Cacà vero, non credo, perché negli ultimi 2-3 anni ha inciso pochissimo nella storia del Real Madrid e quindi bisognerà vedere le condizioni fisiche e di testa. Forse serviva un giocatore con magari meno esperienza, con magari meno carisma, ma con più voglia, con più fame di arrivare a grandi livelli. È chiaro che adesso Allegri si trova con un parco di attaccanti, al momento in cui anche Pazzini recupera la migliore condizione, da gestire sarà tutto difficile. L'Inter sta vincendo in quel di Catania, partita difficile che l'Inter di Mazzarri ha condotto davvero molto bene. Parleremo anche di Inter nel corso di questa diretta. Giancarlo Besana, si è soddisfatto di questa seconda prova convincente dei nerazzurri? Buonasera. Intanto buonasera a tutti. Sì, è un Inter molto, molto pratica, ma anche che ha offerto scampoli di buon calcio. Ho visto schemi precisi, uno in particolare, quello sulla destra, a liberare Jonathan, che sembra rinato, che poi mette in mezzo palla per le punte o per i centrocampisti che si inseriscono. Insomma, adesso dico la solita banalità, si vede la mano dell'allenatore. La dico apposta, no? Certo. Uso questo luogo comune. Comunque un Inter molto 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 incisiva. Sicuramente qualche segnale positivo c'è nell'Inter di Mazzarri, 3 partite ufficiali compresa quella senza di Coppa Italia contro Cittadella senza prendere gol e primo posto in campionato insieme alle altre, poi andremo a vedere la classifica e i risultati. Buonasera anche ad Emanuele Tramacere di fcinternews.it, Radio Milan Inter, che ci darà tutte le dichiarazioni del post partita ma anche le notizie da Inter. Ciao Emanuele, buonasera. Buonasera Stefano. Allora, tra poco andremo a vedere anche come sta aprendo la stampa spagnola per quanto riguarda il ritorno di Cacà, per capire insomma come viene monitorata questa notizia. C'è un po' di tensione a Genova dopo un'espulsione, c'è un rigore in questo momento per la Fiorentina che sta vincendo già 4-2. Tra poco vi diremo i risultati finali. Tanti gol in questo secondo turno di campionato, pensate, soltanto 32 reti realizzate soltanto nella partita di questa sera. Mister Scanziani, cosa sta cambiando? Difese un po' più aperte o c'è davvero una spaccatura anche per le squadre che lottano per lo scudetto rispetto a quelle che invece lotteranno per la zona retrocessione? Una bella domanda, una risposta difficile, perché non vorrei che già da domenica si ritornasse al vecchio catenaccio. Speriamo perché, di no. No, perché sai, le squadre che subiscono tanti gol in settimana subiscono anche dei processi da parte dei tifosi, da parte della società, da parte dell'allenatore. Per cui allenatori cominciamo già a pensare a Genova, lo cambiano, in Serie B addirittura si parla di un possibile cambio di Gattuso, per cui è chiaro che quando le cose vanno così l'allenatore dice: beh ragazzi, prima regola quella di non prendere gol, per cui mettiamoci bene in sesto in difesa, non prendiamo gol, poi Dante, se riusciamo a farlo va bene, però
Lo 0-0 va bene. Però Alessandro, a Palermo credo che Rino doveva forse saperlo un attimo prima. Con chi ha a che fare. E con chi ha a che fare, anche perché io chiedo... Sempre contratto, sempre il contratto. Sì, certo. Chiedo al presidente Zamparini, ma scusa, ma prova una volta tu andare in panchina a farlo per 3 o 4 mesi. Tanto risparmi i soldi per gli allenatori e poi ci provi, no? Perché tanto li metti sempre in ogni caso in discussione. Stefano, volevo dire una cosa. Sì, ho visto... Intanto chiedo ai miei colleghi se quando sono pronti i risultati di mandarli, visto che comunque sono quasi tutti finali insieme a poi alla proposito alla di gol e di goleador. Già avevano cominciato dopo 2 giornate a dire che Gomez non segnava, no? Quindi da ridere. Stasera fa doppietta, ma quello che voglio sottolineare è che ha fatto il secondo gol suo sul calcio di rigore e c'è stata una polemica con i difensori del Genoa. A un certo punto ci sono stati spintoni e non si è capito, probabilmente perché io ho visto battere il rigore con tranquillità. Va bene, siamo pronti con i risultati finali. Atalanta batte Torino 2-0, sì. 2-2 tra Bologna e Sampdoria. L'Inter vince con convinzione 3-0 in quel di Catania, 3-1 del Milan sul Cagliari. Il Livorno, attenzione, vince 4-1 a Sassuolo, sconfitta pesante per il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. L'Udinese vince 3-1 contro il Parma, anche lì polemiche arbitrali. Poi i risultati degli anticipi: la Roma ha vinto 3-0 contro il Verona, il Napoli ieri ha vinto 4-2 sul Chievo, la Juventus ha vinto 4-1 sulla Lazio. Per una classifica che vede già staccate 6 sorelle: Juventus, Napoli, Inter, Roma e Fiorentina, anzi, pardon, 5 sorelle, tutte a punteggio pieno, a quota 6, poi via via tutte le altre, ancora 0 punti, Catania, Genoa e Sassuolo. Attenzione a questo punto alla situazione soprattutto di Genova, perché non tanto perché vogliamo dare indiscrezioni di panchine, ma conosciamo bene il presidente Preziosi, quando non gli va bene un allenatore lo può far saltare anche dopo 2 giorni. Volevo dire, Stefano, in controtendenza all'Inter rispetto alla tendenza generale di questo inizio di campionato, l'Inter che prima bada a non prenderle e poi a fare gol, come è nella filosofia di Mazzarri. A proposito di quello che diceva Sandro, io dico che piovono i gol perché le difese veramente sbandano e i portieri hanno cominciato tutti più o meno male. Insomma, non attribuirei un cambio di mentalità, sarebbe bello che fosse così. Attribuisco queste goleade intanto alla preparazione ancora chiaramente non completa, ma anche alla incapacità sempre più acclarata delle difese, dei difensori di marcare a uomo. Allora, volevi aggiungere qualcosa? No, io dico che è il momento, nel senso siamo soltanto alla seconda e tante squadre sono ancora per un assetto preciso e certamente paghi un po' la condizione che non è ottimale. È evidente che poi dopo sicuramente saranno dei correttivi, perché così tanti gol e con le squadre in casa che non li vedi più. Così, no, non li vedi sicuramente. C'è comunque un intero campionato da giocare ancora, quindi le squadre, infatti, anche quelle che di solito tendono verso i mesi di gennaio e febbraio a stare un po' più chiuse, magari adesso giocano con un po' più di libertà, provando anche degli schemi che poi nel corso dell'anno dovranno provare. C'è allegria però. Ci sia anche un pochino all'inizio un po' di presunzione da parte delle squadre, che cercano magari un certo risultato con squadre. In questo momento qua, per esempio, il Genoa ha affrontato la Fiorentina a viso aperto. Per me la Fiorentina in questo momento qui è meglio aspettarla e non andare tanto ad attaccarla, perché ti punisce. Bene, Inter e Milan è il nostro titolo, Fiorentina Valanga. Partiamo proprio dall'Inter con le pagelle di Alessandro Scanziani, che ha preparato per noi un Inter che è riuscita ad espugnare Catania con grande merito, vittoria mai in discussione per la squadra di Walter Mazzarri, un bel 7 all'allenatore, quasi tutti promossi. Kovacic bocciato, voto 5, bocciatura lieve per Guarin 5,5, poi 7,5 a Palacio, che ha deciso di fatto, mister, questa partita. Sì, no, io direi che da tenere presente il 7 a Mazzarri, che avevo dato 7 anche domenica scorsa, pur avendo fatto una partita un po' così e così con il Genoa, se non dopo il gol si sono un po' sbloccati. Sette Mazzarri perché mi dà l'impressione che stia un po' rivoltando questa squadra. Lo scorso anno era una squadra che subiva tantissimi gol ed era una di quelle che aveva subito più tiri in porta di tutto il campionato. Adesso fargli gol è difficile, si difendono molto bene, sono pronti a ripartire. Oggi hanno giocato così come domenica scorsa, perlomeno inizialmente, con una punta solo e Alvarez dietro, che è libero da compiti di rientrare, di marcatura, tattici, sta facendo sicuramente bene, uno dei migliori sotto l'aspetto perlomeno della dinamicità.
poi l'aspetto tecnico si conosceva che era bravo, ha fatto anche un ottimo gol, per cui ha fatto un grandissimo. Mesana, le approvi le pagelle di mister Scanziani in 20 secondi? Sì, sì, la partita l'abbiamo vista assieme, commentata assieme, l'ho aiutato a fare le pagelle. No, volevo sottolineare davvero la prova ancora di Alvarez, che sembra un giocatore diverso, un giocatore rinato, a parte che ha lavorato moltissimo. E poi, come al solito, come l'altra domenica, è partito da seconda punta, poi ha arretrato il baricentro, ha fatto un gol di quelli che faceva in Argentina, per cui l'avevano comprato, Emanuele? Un gol bellissimo. Tra l'altro sono d'accordo con le pagelle fatte, per quello che riguarda soprattutto Alvarez, come ci raccontavamo prima fuori onda, ha fatto bene, ha fatto meglio anche nell'occasione del gol, partendo in una posizione più arretrata. Quando è entrata una seconda punta a fianco a Palazzo, sempre meglio. Lui, spostandosi un po' più indietro, ha quei metri in più di campo da usare in progressione, che lo aiutano. L'importante per lui è non essere da punta, nel senso di essere con le spalle girate alla porta. Se lui ha sempre la porta di fronte, allora è sicuramente bravo. Volevo giustificare il 5,5 Guarin. Ah. Guarin ha delle ottime qualità atletiche e tecniche. Non mi sembra ancora calato nella realtà Inter, spesso vuole risolvere un po' la partita da solo, invece questo è un gioco di squadra, devi essere con i compagni. Però è già migliorato rispetto alle precedenti esibizioni. Intanto si parla su FCinternews.it di Guarin. Guarda cosa ha scritto. Sì, esatto, il cambio di Freddy Guarin è stato un cambio punitivo, raccontano tramite le voci a bordo campo di Premium Calcio, quelli di FCinternews.it, ricordando che è stato un cambio punitivo perché Mazzarri non avrebbe gradito un paio di giocate individuali di Guarin poco prima del cambio. Ma Mazzarri ha capito tutto. Dobbiamo andare in pubblicità, aspettiamo le vostre chiamate, prenotatevi a questo numero, a tra poco. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Buongiorno, mamma, che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno. Farsi rapire dai sapori forti. Immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare, più che buona, è buonissima. Bagioli, mamma, che buoni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. MyBet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare, più che buona, è buonissima. Bagioli, mamma, che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno. Farsi rapire dai sapori forti.
immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Poco ci collegheremo con San Siro per il post partita, ma soprattutto per le ultime di mercato. Con questo Riccardo Cacà davvero ad un passo dal ritorno in rossonero. C'è chi parla di un viaggio di Adriano Galliani già nella notte, di riportare Riccardo Cacà già domani a Milano. Intanto però da Cacà a Kovacic, l'altro talento di Milano, l'altro talento dell'Inter, perché oggi è uscito Kovacic, le condizioni, Emanuele. Sì Stefano, perché secondo quanto riportano ancora su FC Internews, sempre dai bordocampisti di Premium Calcio, Mateo Kovacic sarebbe uscito poco prima della fine del primo tempo per una botta alla schiena. Il giocatore è uscito toccandosi la zona lombare, al suo posto è entrato poi Safir Taider. È un giocatore Scanziani questo, che può cambiare davvero il destino di questa squadra, è l'unico forse là in mezzo al campo che dà qualità. È l'unico che ha determinate caratteristiche, determinate qualità. Diciamo che anche Guarin, quando parte palla al piede, può essere pericoloso, è un pochettino indisciplinato. Questo parte palla al piede, però dopo il suo pensiero non è solo quello di andare alla conclusione di far gol anche dai 30 metri, ma quello di servire il compagno per metterlo magari in porta. Però non dimentichiamo che è un ragazzo del 94, ha 18-19 anni, probabilmente ha problemi anche di lingua a capire bene cosa vuole il mister con i compagni, il rapporto in campo oltre che fuori, per cui io lo lascerei tranquillo, lascerei maturare adagio adagio, perché senza mettergli troppa pressione addosso, perché mettere la maglia dell'Inter, del Milan, della Juve a quell'età non è facile. Pesana, dobbiamo entrare in clima Milan, anche perché l'attualità ci spinge a parlare del mercato dei rossoneri, del post partita. Siamo pronti anche a quello. Non sarai d'accordo, domani mi aspetterò il tuo messaggino di critica. No, no, sono d'accordo, sono d'accordo. L'attualità dici, impone di parlare solito, di Kakà. Di solito i pronostici prima della stagione li azzecchi, anche l'anno scorso avevi previsto una stagione difficoltosa per l'Inter. Questa Inter dove arriva? Può arrivare al massimo, credo che possa arrivare in Champions, sarebbe già un grandissimo traguardo. Terzo posto, tu ci metti la firma, insomma. La firma subito, vista anche la concorrenza quest'anno. Juve, Napoli, Milan, se riesci a inserirti tra queste tre, Fiorentina, è già grande Roma. Quindi, ma proprio a cuore aperto, dico che firmerei per il terzo posto. Ho grande fiducia nell'allenatore, un po' meno nell'attuale organico. Tifosi interisti, siete d'accordo con Giancarlo Besana? Chiamateci 02 33 21 32 05, tra poco apriremo i telefoni, vogliamo anche la vostra opinione. Firmereste voi per un terzo posto dall'Inter al Milan? Ci colleghiamo ora con San Siro, Daniele Mariani, vice direttore di Spazio Milan. Ciao Daniele, buonasera. Eccolo. Buonasera a tutti, ciao Stefano. Allora, innanzitutto raccontaci un po' il clima a fine partita. Cori per i giocatori che uscivano dal campo dopo il 3-1 sul Cagliari o cori per Riccardo Cacà? No, cori su Riccardo Cacà non ce ne sono stati. Ah, non ce ne sono stati? Non ce ne sono stati, anche perché mancava ancora l'ufficialità, manca ancora l'ufficialità, e quindi i tifosi non si sono schierati a favore di Cacà, anche se, come presumo, ci sia molto entusiasmo dietro a questo acquisto, che davvero è ormai ad un passo dal concretizzarsi. Core invece per i giocatori che ci sono invece stati questa sera in campo a livello effettivo, appunto concreto, anche Cori per Matri, quindi anche quella piccola polemica che c'era stata contro il PSV è andata abbastanza via via sfumando, perché ci sono stati cori molto importanti e sostenuti nei confronti di Matri, un pubblico non troppo questa sera a San Siro che ha visto e commentato di buon occhio, anche a livello appunto di tifo e di voce, la vittoria del Milan abbastanza convincente contro Cagliari, che dà i primi tre punti in campionato. Opinioni molto ballerine allora tra i tifosi del Milan, perché pochi giorni fa compare uno striscione grazie a no Matri, adesso ci sono cori per Matri, insomma si mettono un po' d'accordo. Chi è che dirige queste orchestre? Non riesco a capire. Faccio fatica a capire. Io non ho condiviso, ma io sono interista, non ho condiviso lo stracismo prevenuto nei confronti di Matri, perché Allegri, la società, un progetto ce l'ha anche a livello tattico. Adesso mi stupisco che Matri sia stato accolto, e mi fa piacere, intendiamoci, che sia stato invece accolto con degli applausi. Si mettono un po' d'accordo. No, ma io credo che sia normale, no? Se dobbiamo commentare soltanto lo striscione che c'è stato, è stato anche affisso
mercoledì scorso contro il PSV, hai ragione tu Giancarlo, però sì, attenzione, perché il giorno dopo era uscito un comunicato della curva sud del Milan dove spiegava che non c'era assolutamente niente contro Matri, ma era invece una sorta di esortazione importante alla società per cercare di intervenire su altri ruoli, quindi sì, Matri sì, è stato un po' il capo espiatorio indirettamente per cercare di intervenire sulla difesa e sul centrocampo. Va bene, mi hai convinto. Allora, vorrei farti una domanda, visto stai aggiungendo qualcosa, Daniele? No, no. Volevo farti una domanda sul fronte Kakà, cosa si mormora lì in tribuna stampa? Si mormora che manca davvero soltanto la firma, che dovrebbe arrivare credo nella notte. Adesso Gagliani è a colloquio con i legali di Kakà in Spagna per appunto mettere nero su bianco la firma sul contratto di Kakà, un biennale da 5 milioni netti all'anno. Manca soltanto quello. Io credo poi che la firma, anzi il comunicato ufficiale del Milan, arrivi con calma nella giornata di domani, però davvero c'è l'accordo col giocatore, c'è l'accordo con i club, in questo momento siamo alle firme sui contratti, o manca davvero questione di minuti perché Kakà firmi anche il contratto da nuovo giocatore del Milan. Scusa Kakà, Daniele, Uelve e il Milan, il titolo di marca che ci ha mostrato Emanuele Tramacere. L'altra domanda che ti faccio, si parla anche del possibile arrivo di Astori, si è parlato anche di una possibile cessione incredibile, clamorosa, di El Shaarawy in queste ultime ore di mercato. Sì, su El Shaarawy io mi sento di smentire assolutamente la possibilità che parta dal Milan, forse soprattutto per la tempistica con cui è arrivata la presunta offerta della Real. Io posso prevedere che la Real oggi abbia provato a mettere sul piatto anche l'acquisto di El Shaarawy collegato a quello di Kakà, però è chiaro che ad un giorno dalla fine del mercato il Milan non se l'è sentita appunto di potersi privare di un giocatore di questo tipo. Credo invece che se fosse arrivata un'offerta abbastanza importante anche soltanto due settimane fa, il giocatore poteva partire. Non sono sicuro, però io credo che appunto è stata forse una situazione più legata alla tempistica. La Real ha provato oggi a inserirsi magari per El Shaarawy, però io credo che sia stato troppo tardi questo tentativo. Se fosse stato fatto un po' prima, non neanche troppo, io credo che la cessione poteva essere anche perché messa, Daniele, anche lo detti, Giovanni. Daniele, scusa, anche perché credo che in questo momento qui una botta della cessione di El Shaarawy non sarebbe stata certamente gradita, non tanto diciamo così per il giocatore in se stesso, che già quest'estate se n'era parlato tanto che poteva lasciare il Milan, però il momento attuale credo che una situazione come questa, un ragazzo di 20 anni, diventa estremamente difficile dopo quello che è capitato l'anno scorso con la cessione dei grandi giocatori. Però Daniele, la panchina di El Shaarawy non può passare inosservata, non può essere casuale, non si può ridurre a una scelta tecnica dell'allenatore. Credo che dietro ci possa essere anche qualche altra. Ecco, come sono stati quei minuti, i due minuti finali di partita più il recupero di El Shaarawy, come l'hai visto in quegli ultimi minuti, Daniele? Ma l'hai visto sulla falsa riga di mercoledì, anche il tifo ma anche il giocatore, tanti applausi dalle tribune, e anche El Shaarawy l'ho visto abbastanza in palla. Come diceva giustamente Giovanni, io credo che una cessione ad un giorno dalla fine del mercato sia francamente senza senso, e infatti il Milan ha rifiutato categoricamente la possibilità che venga ceduto. Io ho visto un El Shaarawy comunque brillante nel pochissimo tempo che ha giocato, certo è che con il nuovo modulo che anche oggi il Milan ha sperimentato quantomeno all'inizio, il giocatore sacrificato, uno dei più sacrificati, sarà credo El Shaarawy. Appunto, quindi appunto. Oggi si è un po' abituato alla panchina che farà anche lui durante la stagione. Scusa, poi ho una curiosità a livello di marketing. Il Milan quest'anno non ha segnato la maglia numero 10, giusto? Aspetta Kakà. No, è vero che con Boateng, che non era neanche previsto, è libera la maglia numero 10. Io credo che Kakà mantenga la numero 22. Potrebbe rimanere libera. A meno che ma Daniele ha detto una cosa importante nel caso in cui dovesse arrivare a Gennaio. Allora Daniele, facciamo così, noi ti salutiamo e ti ringraziamo e soprattutto ti facciamo i complimenti perché giovedì sei stato il primo a darci la notizia del possibile arrivo di Kakà al Milan, siamo stati tra i primi a dare questa notizia e ti ringraziamo. Naturalmente abbiamo il telefono acceso, qualora succedesse qualcosa a San Siro, c'è acceso WhatsApp, SMS, ci ricolleghiamo con te, insomma, visto che la notte rosso-nera dovrebbe essere particolarmente lunga. Grazie Daniele Mariani, grazie. Spazio Milan. Va bene, grazie a voi. Stefano, con l'ingaggio di Kakà, El Shaarawy è quello che rischia di più a livello proprio tattico, nel senso che il Milan potrebbe giocare
con Matri e Balotelli di punta, Cacata e quartista, e a questo punto non vedo dove possa giocare El Shaarawy, a meno di giocare. Dopo ci lasciamo dare una mano 4, da 2, Scanziani, 3, allenatore, e dall'ex giocatore Lodetti, anche perché 4, 2, voglio 3, capire 1, anche dai tifosi milanesi se insomma questo sacrificio è inevitabile o no di El Shaarawy. Cioè a questo punto, se El Shaarawy non deve giocare, meglio venderlo in queste ultime 24 ore per arrivare magari a qualche difensore forte. Si parla di Astori del Cagliari, che oggi è finito nuovamente in panchina per la seconda partita consecutiva. Il numero lo vedrete tra poco, prenotatevi, perché dopo la pubblicità apriamo i telefoni alle vostre considerazioni. A tra poco. Un uomo entra in un bar, ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie. Beh, io vado. Non hai dimenticato niente? Dei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Ogni volta che mangi o bevi, vivi Dentsilit per denti sani. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Mangiali, mangiali! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa. Dal piccolo meeting al grande evento, lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. My dog. My cat. My girl. My family, my world. Mi piace pensare in grande. My style, my bet. mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Mangiali, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci in diretta, potete chiamarci da questo momento allo 02 33 21 32 05 per commentare il post partita della Serie A, queste cinque sorelle che sono in testa alla classifica a punteggio pieno, e poi tutte le indiscrezioni di calciomercato. Tra poco vi proporremo anche le interviste del post partita, in particolare di Mazzarri e Allegri, che non sono ancora arrivati ai microfoni di Sky. Ma vi devo dire una cosa, durante la pubblicità c'è stato un bel siparietto qui a Odeon con Giovanni Lodetti, Alessandro Scanziani, Giancarlo Besana, carta e penna hanno disegnato il nuovo Milan, come si schiererà
la nuova formazione del Milan. Facciamo una cosa, andiamo a vedere la formazione che abbiamo messo noi e con questa formazione ci lavoriamo insieme a Besana, Scanziani e Lodetti per capire se sono d'accordo o cosa cambierebbero nella probabile, nel probabile 11 schierato da noi in redazione. Eccolo qua il Milan, 4-3-1-2, no, non era questo, no, era un altro Milan. È un'onda lunga questa. Eccolo qua. Onda. Vediamo il Milan dopo il mercato. No, questo è il Milan di questa sera. No, niente. Sì. Niente, dobbiamo rifarlo. No, prepariamo per dopo. Facciamo una cosa. Abbiamo preparato i cinque intanto in avanti per quanto riguarda i ruoli. Okay. Giusto, Alessandro? Sì, allora, ecco. Prima di tutto cambia un po' il modulo. Sì. No? Invece di giocare con il 4-3-1-2, diciamo con Kakà dietro le due punte, abbiamo messo una prima punta che può essere Matri o eventualmente Pazzini. Poi dietro Kakà, che ritorna nel suo ruolo di trequartista. A destra Balotelli, che anche oggi ha fatto fare gol dalla destra, che è andato viene l'uno contro uno ed è difficile da fermare un giocatore come lui. Ed è il Sharawi a sinistra. E poi due mediani che possono essere De Jong e Montolivo o uno dei due in alternanza, che potrebbe essere poi montare i poli in base anche alla condizione fisica, e quattro a difendere con i due esterni che a turno vanno ad inserirsi, vanno ad aiutare la fase. Allora un attimino Giovanni, perché c'è la prima telefonata di questa sera. Bene. Davide da Milano, così Davide. Puoi parlare in milanese se vuoi. Dai Davide, telefona. Davide, buonasera. Pronto, buonasera a tutti, gli ospiti a tutti. Buonasera Davide, la sua domanda. Sì, ci dica. Ma il Milan non aveva fatto la politica dei giovani, ha preso Kakà, giovanissimo, Matri, 29 anni, forte da 29 anni. Mai uno sotto 22 anni, diceva il presidente. Lei è tifoso rossonero, Davide? No, mi sembra un po' alta. Sopra. È tifoso rossonero, Davide? Le vostre considerazioni. Grazie. Grazie. Infatti, no, io la politica dei giovani, credo che la politica dei giovani comunque rimane e ce ne sono tanti. Se poi dopo hai l'occasione di avere anche dei grandi giocatori che rientrano in questo caso come Kakà, io credo che non devo guardare tanto il discorso del Milan dei giovani, obiettivamente. Obiettivamente Balotelli, insomma, De Sciglio, Sharawi, Poli, Niang, Saponara. Insomma, non è che i vecchi sono il portiere, sì, però che scendono davvero in campo alla fine sono solo Balotelli e De Sciglio, perché Sharawi abbiamo visto fino all'88esimo non è entrato in campo con finora ha giocato, però l'idea è che con il progetto tattico con Kakà in campo al momento la vostra è una proposta, hai ragione Emanuele, però con il diktat presidenziale del 4-3-1-2 Kakà dietro le punte, che saranno Balotelli e un altro, e Sharawi come prima o seconda punta ce lo vedo poco sinceramente, quindi potrebbe anche finire in panchina. Anche lo stesso Poli, tanto giovane, ormai non lo è più, sì, è vero. Sono 7 anni. Ma il discorso del nostro telespettatore è la provocazione, perché sì, è evidente, certo. La sua provocazione può essere raccolta, perché in effetti Berlusconi fece una dichiarazione molto impegnativa del tipo non prenderemo mai giocatori al di sopra una certa soglia. Ma se poi ti capita un'occasione come Kakà, sulla quale io ho le mie riserve, lo dico subito, un'occasione del genere prescinde dai dati anagrafici, dopodiché riprende in considerazione altri elementi. Anch'io sono convinto che questo ritorno di Kakà sia problematico. Ma poi Giancarlo, bisogna anche dire una cosa, qualche volta bisogna anche rendersi conto che si può anche fare magari qualche errore, bisogna anche un attimo accettarlo. Se il Milan in questo momento qui ritiene che la rosa non sia al completo e ti dà l'occasione di far rientrare Kakà, che non sarà certamente il giocatore di quattro anni fa. La domanda è questa, Giovanni. Esatto, ma questo, ma questo l'ho detto anch'io. Sì, sì, sì. Se Carlo Ancelotti lo lascia venire via così facilmente, può darsi magari che dal punto di vista fisico non sia al massimo della condizione, anche se non è poi così tanto vecchio. Sembra più un'operazione nostalgia che un'operazione. Besana dice operazione nostalgia. Andiamo a vedere la scheda di Riccardo Kakà per ricordarci l'anno di nascita, per vedere quante presenze ha fatto nel Milan, ma soprattutto le presenze nel Real Madrid. La scheda di Riccardo Kakà, andiamola a vedere. Allora, è un classe 82, quindi va per i 31 anni, 15 milioni di euro il costo del cartellino, ma il Milan potrebbe ottenerlo a costo zero. 10 milioni di euro l'ingaggio percepito dalla Real, il Milan vuole dargli la metà. Presenze Milan 279, 95 reti, caro Giovanni Lodetti, 120 presenze nel Real Madrid, 29 gol, ha avuto un calo veramente pazzesco. Ha avuto un calo, diciamo così, enorme dal punto di vista anche quando è arrivato a Madrid, è lì dove sicuramente ha pagato a duro prezzo questo trasferimento.
Però adesso è evidente che non sarà più il Kakà di prima. Però ragazzi, questo è un giocatore di carisma. Vero, questo è un giocatore importante. Però scusami, questo è un giocatore che è meglio averlo che averlo contro. Ma Giovanni, volevo caso qui ho fatto subito le mie premesse e ho detto sicuramente Carlo Ancelotti, se lo lascia andare via così facilmente, dal punto di vista fisico non lo vede alla testa del Real. Però io credo che al Milan possa è bene però specificare che è stato lo stesso Kakà a dire al Real Madrid io me ne voglio andare. Dai, però Stefano, il tramonto tra virgolette lo metto sperando che poi invece si riprenda il giocatore, il tramonto di Kakà non comincia a Madrid, paradossalmente il Madrid lo strapaga, ma le difficoltà di Kakà sono cominciate nelle ultime due stagioni ancora al Milan, non era già più il grandissimo campione che aveva trascinato il Milan alle vittorie, alle coppe, quindi era già in fase calante. Sotto il profilo si diceva atletico, e questo è il problema vero, perché sotto il profilo tecnico e tattico non si discute. Intanto a Catania è arrivato Mazzarri, tra poco da Emanuele Tramacere ci faremo dire le prime dichiarazioni del tecnico dell'Inter dai colleghi di Sky. Andiamo a vedere intanto le pagelle del Milan, non le abbiamo ancora viste, fatte in fretta e furia da Giovannino Lodetti. Andiamo a vedere le pagelle del Milan questa sera, convinto contro il Cagliari, 7,5 promosso a pieni voti Balotelli, 7 a Robinho, 7 a Massimiliano Allegri, 7 a De Jong, tutta la squadra promossa, nessuna insufficienza, Giovanni? No, nessuna insufficienza, diciamo così che forse sono stati poco aggressivi nel gol che ha fatto Sao, ma ha fatto un bellissimo gol perché non ha esitato a calciare. Non è uscito, dopo, invece la sorpresa secondo me in queste prime partite è quella di De Jong. Beh, era già una certezza. No, l'anno scorso lui, quando ha incominciato a capire com'era il nostro calcio, qua si è infortunato. Poi adesso è rientrato e vedo che anche i suoi compagni lo cercano e hanno fiducia. Questo è molto importante perché è un giocatore, non ha una tecnica, voglio dire, che lanci di 40 metri, però è sempre in posizione giusta. Giovanni, invece, in 10 secondi, visto che Nocerino ha giocato questa sera, si parla sempre più insistentemente di uno scambio Nocerino-Kuzmanovic, lo faresti con l'Inter? Pesana dice di no, tu? Ma non lo so, fra uno e l'altro, insomma. Nel senso che è un influente, secondo me. Non cambieranno la storia del calcio del campionato italiano. Esatto, sì. Cioè, certamente Nocerino sta soffrendo un po' questa stagione perché vede che il posto in squadra per lui incomincia a diventare sempre... Tutto sommato ne guadagnerebbe forse l'Inter, nel piccolo di questo scambio. Ma io credo che questi giocatori qua che non vanno in una grande squadra forse sarebbe bene... Un'altra telefonata, un'altra la seconda squadra di questa sera, in attesa di sapere le parole di Mazzarri, Antonio da Bergamo. Buonasera Antonio. Buonasera. Buonasera, ci dica. Viva Atalanta. Vorrei dire la mia un po' sulla squadra del Milan, no? Sì. Che ultimamente non so se fa la squadra per lo scudetto. Per fare la squadra per lo scudetto non so perché non va a comprare i giocatori in difesa a centrocampo, cosa continua a comprare i giocatori in attacco che non servono secondo me, capito? Grazie. chiarissimo Antonio, grazie è opinione per questa diffusa. Sua considerazione, Giovanni. È opinione diffusa, ma diciamo così che è un po' l'opinione di tutti, perché però dobbiamo anche constatare che l'anno scorso il Milan nel girone di ritorno mi pare che abbia preso solo 6 gol. L'anno scorso è stata una delle difese meno battute. Esatto, dunque sotto questo punto di vista evidentemente l'allenatore crede in questi giocatori. Noi la vediamo anche noi come il nostro amico, che qualche puntello difensivo andrebbe anche... Allora, le dichiarazioni invece di Mazzarri da Catania, soddisfatte Emanuele? No, in realtà Walter Mazzarri non è Mazzarri soddisfatto. Non è soddisfatto. In realtà ovviamente è soddisfatto del risultato, però lui è un perfezionista, sta continuando a dire... Più tutto ciò che è mancato a questa squadra in questa partita, nonostante il 3-0 finale, piuttosto che i lati positivi. Conoscendo l'ambiente fa bene. Fa benissimo. Ha sottolineato il fatto che comunque in diverse occasioni nel primo tempo la squadra si è disunita lasciando spazi al Catania, che poteva comunque arrivare ad un'occasione pericolosa, quindi anche al gol. Ha sottolineato ovviamente la prova degli esterni, che ha detto proprio che hanno iniziato già subito a capire bene quello che lui vuole. E si è anche un po' stupito. Da questo punto di vista, sì, positivo l'approccio di Jonathan e Nagatomo dal punto di vista proprio dell'entrare. Erano i punti deboli. Ha parlato anche di mercato? Non ancora. Va bene. Vedremo se parlerà di mercato in queste ultime fasi. Su Kovacic ha confermato che è solo una botta per la schiena, nei prossimi giorni si valuterà. Ok, allora mi dicono che ci sono già delle chiamate, chiediamo ai nostri telespettatori in attesa di pazientare ancora qualche secondo perché dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo ancora tra qualche istante per il post Serie A, mi dicono di prenderla. Allora sentiamo l'ultimo telespettatore, pronto? Buonasera per questo blocco. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Il suo nome? È Nadir. Nadir, ci dica velocemente che dobbiamo andare in pubblicità, Nadir.
Ah, secondo me Nocerino è bravo solo a scaricare la frutta al mercato, non lo scambierei mai con Kuzmanovic. Ah, sì. Non farebbe il cambio? Non farebbe assolutamente. Lei tifoso? Uno scambio inutile. Tifoso del Milan o dell'Inter? Inter. È soddisfatto di come ha iniziato l'Inter questa stagione? Soddisfatto, però ci vuole qualche acquisto un po' più di peso, perché così non andiamo avanti tutto l'anno. Bravo. Vediamo cosa dirà Mazzarri in queste ultime frasi. Grazie per la sua chiamata. Continuate a prenotarvi perché tra poco apriremo ancora i telefoni. Tra bravo poco. Da dire. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Mangiali, mamma che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa, dal piccolo meeting al grande evento. Lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. My car, my lion, my man, my house, my job, my style, pensare alla grande. My style, my bet. Mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Mangiali, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci, tra poco parlerà Massimiliano Allegri a San Siro. 0233 21 32 05. Cacà al Milan ad un passo, tra poco sentiremo anche le parole di Massimiliano Allegri. C'è questa voce che vorrebbe in partenza e Shaarawy, davvero tanto mercato. C'è una notizia tra l'altro dell'ultima ora, perché parlavamo in apertura di trasmissione di un intrigo di calciomercato per quanto riguarda le punte. L'intrigo è questo: Gilardino alla Juventus, Borriello che potrebbe tornare al Genoa e Quagliarella invece in direzione Roma, con il giovane Petagna ad un passo dalla Sampdoria, con il Genoa che ha chiesto nuovamente Niang al Milan. Ebbene, tutto questo incastro, tutto questo puzzle potrebbe essere rotto dal Genoa, perché Preziosi avrebbe tolto dal mercato Gilardino, dunque niente Gilardino alla Juventus, quindi niente Quagliarella alla Roma. Potrebbe anche saltare a questo punto il ritorno di Borriello alla Genoa. Notizia in tempo reale nel corso di questa diretta, ma le vogliamo commentare con voi. 0233 21 32 05. Emanuele Mazzarri, cosa ha detto sul mercato? Ma ha parlato anche di Inter Juve? Sul mercato in realtà non ha detto nulla. Praticamente nulla, anzi stuzzicato ovviamente dagli ospiti in studio a Sky. Lui ha detto: ovviamente, come sempre, voi mi fate le domande del mercato ma io non riesco a sbilanciarmi, non posso sbilanciarmi, ne voglio. Lui vuole come al solito concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo. Per quello che riguarda
Inter-Juve ovviamente stuzzicato sulla gara del rientro della prossima giornata di campionato. Bella. Che vedrà proprio l'Inter affrontare i bianconeri. Lui ha detto sorridendo, vediamo come andrà. Ci lasciamo ascoltare Massimiliano Allegri, che è arrivato in questo momento a San Siro. Giancarlo Besano, Alessandro Scanzani, vediamo per cortesia l'Inter in grafica questa sera a Catania, che è la formazione schierata da Mazzarri anche nella prima partita, in queste prime uscite. È un Inter che non ha bisogno di rinforzi? Può andare bene così, Scanziani? E dipende un po' dagli obiettivi. È chiaro che se vuole essere competitiva per il primo posto, per il secondo, diciamo per i primi tre, non credo che sia un organico così competitivo. E in pratica da questa formazione non ce n'è uno nuovo, se non Campagnaro, che abbiamo per 10-11 se guardiamo il campionato scorso, è chiaro che non siamo particolarmente ottimisti. Posso fare un po' il malizioso, Bisana? Quindi Stramaccioni da questa squadra poteva ricavare qualcosina di più. Mazzarri, tre vittorie, zero gol subiti. Anche Stramaccioni era partito bene vincendo largo a Pescara, quindi attenzione. Stiamo calmi nelle valutazioni. Io mi ricordo bene l'inizio stagione scorsa e mi ero illuso. Stavolta non scherziamo. No, stavolta mi sono fatto la storia maestra di vita. Quindi stavolta sono molto più prudente. E ti dirò che vedendo questa formazione, ripeto, per i 10-11 è quella stessa dello scorso anno, una formazione che parte con una punta, che una sola punta, che punta vera non è, che poi strada facendo magari trova anche più proiezioni offensive diverse, ma insomma bisogna andare con prudenza nella valutazione, anche perché il Catania di stasera, signori, il Catania di stasera senza Gomez, senza Barrientos, senza Lodi, non è più il Catania dello scorso anno, quindi non sminuisco la vittoria dell'Inter, dico solo prudenza, aspettiamo test più significativi. Chiudo dicendo che secondo me a questa squadra, a maggior ragione, è partita bene, ok, l'allenatore è uno serio, sa cos'è il suo mestiere, però realisticamente urgono 2/3, dove? 2/3, intanto io continuo a pensare che un esterno a sinistra non ci sia. Ferma, guarda che in questa squadra c'è fuori anche Milito, Sì, ma questo siamo ancora è un giocatore che nel momento in cui sta bene e fa la prima punta con Palacio dentro, comincia già a prendere un altro aspetto la squadra. Però io ripeto, secondo me 2/3 giocatori occorrono, un esterno sinistro per esempio, anche se Nagatomo oggi ha fatto bene, ha fatto gol, un esterno sinistro ci vuole. Poi io continuo, spero che sia un taumaturgo nostro allenatore, perché ha imposto le mani a Jonathan ed è diventato un giocatore di calcio. Rivolgiamo anche ai tifosi interisti a casa, questa Inter ha bisogno di rinforzi, 0-2-33, 21-32-05, l'ho detti. No, se deve competere con le grandi squadre sì, però io credo che quest'anno l'Inter farà molto bene, perché non può certamente... Molto bene cosa vuol dire? Vuol dire che può arrivare... Scudetto? Può arrivare nei primi posti, non certamente... Scudetto? No, scudetto no. Scudetto no, secondo posto? Potrebbe arrivare nei primi quattro. Nei primi quattro. Primi quattro è un fallimento perché non va in Champions. No, ma non è un fallimento, perché tu devi calcolare quello che è successo in questi anni all'Inter. Sì, ma non va in Champions. Ragazzi, quest'anno l'Inter sicuramente farà meglio, perché l'entusiasmo, l'allenatore che ha capito che non deve andare allo sbaraglio, deve soltanto stare dietro. Scanziani, e Inter-Juve che partita può essere per la stagione dell'Inter? Cioè è una partita che potrebbe davvero cambiare subito alla terza giornata il destino del campionato dei nerazzurri? Ma io credo che il campionato sia già in mano alla Juve. Dopo una giornata. È chiaro, perché mi sembra che l'organico di questa squadra, perché mi sembra che l'allenatore di questa squadra siano i migliori del nostro campionato. Detto questo, poi bisogna guadagnarsi sul campo, ogni partita, ogni domenica, ogni maledetta domenica, bisogna giocarsela con tutti e vincere. Però mi sembra che sia la squadra con l'organico migliore di tutti e con una fame dentro, nonostante i due campionati vinti, ancora superiore a tutte le altre. Guarda Stefano, neanche... chiudi perché dobbiamo andare da Allegri. Dai, veloce. È finito, scusami. No, volevo solo dire che anche l'anno scorso, devo ricordarlo, l'Inter ha vinto con la Juventus. E lì è cominciata la disgrazia del Probabilmente è stata quella che l'ha rovinato. Detto questo, questa partita la può vincere, perché se gioca in un certo modo, un certo criterio, l'Inter la può anche vincere, però non può essere competitiva a lungo percorso per tutto il campionato contro la Juve. Scusami se ti ho interrotto, mister, San Siro. No, tenevo con la coda dell'occhio Emanuele. Sì, perché Massimiliano Allegri ha ufficialmente parlato del mercato del Milan, gli è stato chiesto prima di tutto di Kakà ovviamente, e ha ribadito ciò che è trapelato prima della partita da parte di Adriano Galliani. Ha detto: l'amministratore delegato del Milan mi ha ufficialmente confermato che il club con il Real Madrid, l'accordo con il Real Madrid c'è.
Oh. Manca ancora l'accordo con il portate calciatore. Le bottiglie su spumante. Astori invece ne abbiamo parlato anche prima, ha detto è un ottimo difensore, farebbe bene in tutte le squadre di Serie A, a me piace molto, ci ho lavorato insieme. Ah, domani vedremo. Quindi Allegri che conferma l'accordo trovato con Real Madrid per Kakà, manca solo l'accordo con il giocatore. Attenzione, è difficile trovare l'accordo con Kakà perché dovrebbe ridursi di molto l'ingaggio. E poi c'è questa apertura davvero clamorosa per Astori, perché per giorni il Milan ha smentito l'arrivo di un difensore, oggi Allegri ha tenuto la porta aperta al ritorno, anzi sì, al ritorno perché aveva già giocato Milan. Abbiamo una chiamata in linea, Simone da Bergamo, giusto, indovinato, meno male. Simone, buonasera. Buonasera. Buonasera Simone, ci dica. Allora, vorrei dire un commento su Kakà. Sì. Allora, che per me ha fatto bene a riprendere Kakà. Perché? Perché se è un buon giocatore serve nella squadra. Insomma, saresti contento, insomma, di questo ritorno di Kakà al Milan? Sì, però mi sembra anche strano, cioè perché è andato via dal Milan, da Real Madrid, dopo è ritornato, cioè non è proprio una cosa bellissima. Grazie Simone, l'ho detto, che rapporto hai con le minestre riscaldate? No, non lo stavo scrivendo, guarda. No, ci leggiamo non è un buon rapporto. No, anche se ne ho mangiate, il brodino, però. Se ne ho mangiate tante, però credo che in questa situazione qua Kakà faccia bene. Kakà faccia bene. Perché sei così? Hai queste sensazioni positive? Ma perché è un giocatore un po' diverso da quello che è rientrato nelle altre occasioni. Faccio un esempio Scesa, un esempio di altri giocatori. E allenatori anche. E anche gli allenatori. Esatto, credo invece che questo sia un giocatore in cui, fra l'altro, piace a tutta la gente. Dunque sicuramente troverà un ambiente favorevole e questo lo aiuterà. E poi è evidente, qualche difficoltà certamente in questo momento Kakà le avrà, però credo che il carisma, la classe e il giocatore faccia la differenza in questo caso. Va bene, poi andremo anche da Manuele, al di là di sentire le ultime dichiarazioni di Allegri, anche sulla stampa spagnola, su Asse, Marca, a sapere le ultime notizie. Volevi aggiungere qualcosa, Scanziani? Io non sono particolarmente felice per questo ritorno, perché se negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo visto che prima la scheda non è che abbia fatto la differenza come la faceva in Italia al Milan. E se Ancelotti, ribadisco il concetto, lo lascia andare, qualche problema, a mio modo di dire, ce l'ha o fisico o psicologico o di motivazione, ma non mi sembra che sia più il Kakà che è andato via. Certo. Per cui vedremo un po' se risorge. Benvenuto, per l'amor di Dio, perché le qualità di questo giocatore, ha vinto una Champions quasi da solo. Misana, me lo fai un secondo pronostico? In un secondo? Dove arriva il Milan con Kakà, il possibile ritorno di Astori? Allora, in un secondo ti dico che per me è un errore questo ritorno di Kakà. Mi viene in mente il ritorno di Shevchenko, che dopo aver dato tanto al Milan, abbiamo visto, era il pallido emulo di se stesso e quindi era un fantasma. Temo che possa fare la stessa fine Kakà, non è che glielo auspico, perché mi è anche simpatico il giocatore. Cioè, col Milan, del Milan mi piace però il coraggio con cui hanno preso in mano una situazione e hanno deciso di cambiare una squadra che secondo loro non era competitiva. Mi piace anche il rischio che prendono nel cambiare modulo. Però Giancarlo, io credo che sia un pochino diverso il discorso di Kakà e Shevchenko, perché Kakà, come dicevo prima, è ben visto da tutti, e di Toni Shevchenko no. Dunque non era stato ben accettato. Psicologicamente tu dici sarà agevolato. Secondo me è motivato in maniera maggiore. Certamente non è il Kakà che abbiamo visto quando è andato via. Non era più da 4 anni. E poi dobbiamo anche tenere presente che non è il Milan di 4-5 anni fa. Dunque sarà anche per lui meno difficile inserirsi in un Milan che è meno forte di prima. Va bene, non fatemi litigare subito dopo una settimana con i miei tecnici, visto che dobbiamo correre in pubblicità. Dopo daremo spazio alle vostre chiamate. Poi c'è una dichiarazione di Oriali su Jonathan che farà discutere tra poco. Un uomo entra in un bar. Ma è il bar sbagliato. Un caffè, grazie. Beh, io vado. Non hai dimenticato niente? Nei denti. Vuoi tenerli così? Meglio due. Ogni volta che mangi o bevi, vivi Dentsilit per denti sani.
Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa, dal piccolo meeting al grande evento. Lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata. Un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. Mi piace MyBet. MyBet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Ecco, la frase di Lele Auriali, ex dirigente dell'Inter, ha dichiarato che questo Jonathan gli ricorda il Maicon dei bei tempi dell'Inter. Forse ha esagerato Lele Auriali, però ha fatto bene a fare questa affermazione, perché un po' tutti con Jonathan siamo stati molto cattivi, molto, sì. Abbiamo avuto molto pregiudizi. Gli abbiamo affibbiato subito, io compreso, un'etichetta da bidone che non si però meritava. Darlo adesso ha giocato migliore, molto bene, insomma, dopodiché si fa gli stessi. No, ma Lele provoca, è una provocazione quella di Lele Auriali, chiaramente. Vabbè. Abbiamo messo in croce questo ragazzo, adesso esageriamo dicendo che è il Maicon di tre anni fa. È stato lui però, sì, il primo a mettersi in croce da solo è stato lui. L'approccio che ha avuto al mondo Inter, al campionato italiano. È vero, Emanuele, però è vero che abbiamo avuto dei pregiudizi su questo ragazzo. Sì, no, ripeto, io mi metto per primo. Io penso ancora adesso che con Jonathan e Nagatomo l'Inter difficilmente sono gli esterni, non sono gli esterni ideali per il gioco di Mazzarri, però stanno facendo molto bene. E allora capisco anche che Lele Auriali provocatoriamente dica questo ragazzo vale Maicon. In queste due partite diciamo benissimo. Che le hanno risolte loro. Stasera meraviglioso. Sia da una parte Nagatomo che dall'altra parte Jonathan. In funzione di gol, Nagatomo mi sembra il secondo, sì, l'altro ha fatto gol domenica, oggi l'ha fatto fare, cosa ha rischiato fa di farlo lui e poi a farlo fare. Cosa fa la fiducia? Ma poi dire... Alessandro, noi in Italia facciamo troppo in fretta, appena uno a fa me... due o tre partite così, questo ma che schiena Minga de San Sir, ma questo non, qui non va bene, non ma questo non è da Inter, questo non è da Milan. Ragazzi, ma lasciamoli tranquilli, giovani, lasciamoli giocare. Ma se non sbaglio, nelle classifiche, prima di venire in Italia, Jonathan era stato... ritenuto uno dei migliori terzini del Brasile, forse il migliore addirittura, sì. In una, per quanto possano valere questi sì, referendum prima insomma, di arrivare in Italia all'Inter, sì, quindi e poi abbiamo riso tutti quando l'abbiamo visto, abbiamo detto se questo era il migliore difensore del Brasile, chi sa gli altri. Scusa, ce l'ho un attimo qui perché prima vedi il nostro amico Nadir che ha telefonato, si è legato al dito. Infatti, no, me la sono scritta perché è giusto che lui non sia d'accordo magari nello scambio fra Nocerino e Guzmanovic, però non è che deve dire che va bene andare a prendere le mele e scaricare, dai. Intanto il Milan di avere un pochino più di rispetto, va bene, va bene. Dei professionisti. A proposito,
cioè ci sono ancora i telefoni aperti, potete chiamarci, è 0233 21 32 05. Il Milan, in discrezione dell'ultima ora, sta lavorando a un'altra uscita. Prima però sulla stampa spagnola c'è un piccolo giallo, perché la stampa italiana dice che Kakà è davvero un passo dal Milan, manca soltanto l'accordo. La stampa spagnola invece, Emanuele? La stampa spagnola conferma più o meno le indiscrezioni che sono arrivate, ovvero riportano ovviamente tutte le notizie che arrivano dall'Italia e approfondiscono. Che siamo noi a dare le notizie a loro, che sono lì. Sulla questione di Kakà, il sito che vedete è Marca. Kakà vuelve al Milan, ovviamente l'accordo con il club. Manca ancora l'accordo con il giocatore su tutti i punti di vista. C'è Galliani che è comunque a collaborare. Saranno notte lunghe, insomma. Esatto, l'accordo però è stato trovato con il club, con il Real Madrid, per un prestito biennale, e a fine anno, a fine di questo prestito di 2 anni, se Kakà avrà raggiunto determinati bonus, allora avverrà il riscatto da parte del Milan. Queste sono avrebbe 33 anni a quel punto. Per quello che riguarda invece la notizia che era rimbalzata nel corso del pomeriggio, ovvero di un Ozil, di un Galliani andato a Madrid anche per cercare di portare a Milano anche Mesut Ozil, ebbene, secondo AS, l'indiscrezione avrebbe delle conferme, ovvero Galliani sì, avrebbe provato a portare a caso Ozil, magari inserendo anche Stefano Elsharawy all'interno della trattativa, però il Real Madrid preferirebbe l'accordo con l'Arsenal, perché l'Arsenal ha tanti milioni da spendere sul mercato, si parla di una cifra intorno ai 45-50 milioni di euro per il talento tedesco-turco Mesut Ozil. Quindi anche il Manchester United e il Paris Saint-Germain. Scusa, Emanuele, ma 50 milioni, poi 40 per Elsharawy. No, ma Ozil, perdonami Emanuele, Ozil sarebbe in alternativa a Kakà a questo punto. Perché non credo che prenderebbero e Kakà e Ozil, che oltretutto hanno un ruolo similare. Certo. Poi anche Ozil gioca alle spalle delle punte. Staremo a vedere. Io come funziona? Comunque nelle ultime ore entrambi addirittura. Sì, Kakà è una trattativa separata da quella di Ozil. Ozil rientrava in una possibile scambio con Elsharawy, cioè Elsharawy inserito nella trattativa per arrivare a Mesut Ozil. Mi sembra paradossale. Non escludiamo comunque un Elsharawy sul mercato in queste dove ultime ore Ozil? Di mercato, dove può succedere di davvero tutto. Di tutto. Intanto abbiamo un'altra chiamata. Lorenzo da Torino. Buonasera Lorenzo. Lorenzo? Un altro giocatore. Lorenzo? Pronto, buonasera. Buonasera Lorenzo, ci dica. Allora, secondo me Kakà non serve al Milan, bensì in risposta a Nadir serve uno coi piedi d'oro come Nocerino, che sembra dei ferri da stiro. Vabbè, par condicio, dai. Va bene, grazie. Non faccia arrabbiare Lodetti. Grazie, Lorenzo. Intanto, sul fronte attaccanti, per quanto riguarda il Milan, caro Giovanni Lodetti, un Milan che punta sui giovani, un Milan che ha ceduto o sta per cedere il giovane Petagna alla Sampdoria, e a Genova potrebbe finire anche Niang, perché Preziosi è andato in prestito col Milan per avere Niang, e anche Niang potrebbe finire in prestito al Genoa. Dunque i giovani poi vanno via. Però i giovani adesso onestamente io ho visto giocare Niang, avrà anche delle qualità questo ragazzo, ma non ho capito come si gioca a calcio e come si gioca nel Milan, perché gioca per sé e oltretutto le occasioni le ha avute e non ne sa sfruttare neanche una, e questo certamente è un suo difetto. Io credo che faccia bene se va a giocare da qualche parte, perché sennò il Milan in questo momento qui il posto non lo trova più. Poco spazio. Giovanni, poi, se chiedessi di descrivermi il ruolo di Niang. Niang, che tipo di giocatore è? Perché io in questo anno non ho ancora capito se è un esterno, se può essere una seconda punta, se può fare addirittura la prima punta, perché il fisico... Non ha mai fatto tanti gol, anche nel Caen fece 3 gol, mi sembra, in 17 anni. Ha sbagliato a Barcellona, vi ricordate? Quello che grida vendetta, poteva cambiare la storia del Milan. Non ha sbagliato. Vabbè, insomma, lì da far gol. Vabbè, deve fare gol, però va anche un attimo capito, va anche un attimo condiviso su certe cose. No, per dire io credo che possa essere un esterno questo ragazzo qui, però secondo me non salta mai l'uomo. Non ci mette, ma non ci mette quella grinta, quella determinazione per guadagnarsi un posto. Io credo che sia troppo pieno di sé. Non è da mille. Altra notizia di mercato, il Cagliari ha messo sul mercato Astori pochi secondi fa. Il tecnico Lopez ha detto in conferenza stampa che Astori non è più sereno, non lo fa giocare per questo motivo. Se domani arriva l'offerta da parte del Milan, perché il Napoli e la Roma si sono tirate indietro, Astori a questo punto può partire. Dite a Lopez che stasera poteva prendere 6 gol.
gol con quella difesa sua. Quindi io fossi il Cagliari, fossi Cellino, me lo tengo stretto a Story. Vabbè, perché... ma se deve venire da noi, ma lascialo venire. Ma perché, ma perché lo vuoi tenere? No, Giovanni, tu? Perché guardando la partita stasera del Milan, io guardavo sia niente sia il Milan, sono diventato strabico a un certo punto. Cioè, io ho visto quella difesa del Cagliari stasera, veramente inguardabile. E allora perché devono dar via a Story? Per ragioni di bilancio va bene a fare loro. Ma è così forte questo Story Scanziano? Ma è meglio di quegli altri. Lì in nazionale addirittura ha fatto giocare De Rossi centrale in amichevole piuttosto che far giocare a Story. Mi è venuto discorso, qualche dubbio. No, un discorso di giocare nel Cagliari, un discorso di giocare nazionale. Ma appunto, è un giocatore di caratura nazionale a Story, visto che in nazionale poche volte l'abbiamo visto titolare. No, sicuramente in questi anni a Cagliari ha fatto bene, però da qui a pensare che possa essere un titolare inamovibile del Milan, ce ne passa, cioè deve venire. E poi deve dimostrare di essere superiore agli altri. Non è la soluzione, questo, Sandro, non è la soluzione. Non è la soluzione, però il Milan secondo me ha bisogno di un centrale, che poi sia Story o chissà perché, se è italiano, abbiamo qualche dubbio, se andiamo a prendere uno svedese, è un fenomeno. Sì, se al posto di Astori era Astori, probabilmente lo prendevamo subito. O francese. Però l'obiezione di Stefano non è male. No, però questo ragazzo qui non gioca titolare nazionale, gioca titolare nazionale. È cresciuto tanto. Del Cagliari in nazionale gioca nessuno, giocano o del Milan o dell'Inter o della Juve. Intanto, a proposito di dichiarazioni, Balotelli e colleghi di Mediaset Premium ha detto: noi siamo forti anche senza Kakà. E questo cosa vuol dire? Meglio che stia a casa sua. Io la leggo così, se dice siamo forti anche senza Kakà, mi sembra una dichiarazione sincera ma imprudente, quantomeno. Ma l'ha detto anche, ricordiamoci, facciamo anche un po' di cronistoria, anche Pazzini lo disse, siamo forti anche senza Balotelli, il giorno dopo arrivò. Appunto, evidentemente non Pazzini non era felice. Disse, non più, ci serve Matri, il giorno dopo è arrivato più Pazzini. Più attaccanti ci sono, più bisogna mettersi in concorrenza. Aumenta la concorrenza. No, voglio capire se Balotelli, Giovanni, scusi, dice questa frase così, un'affermazione generica, anche sincera, oppure se c'è una dietrologia, oppure se vuole dire adesso mi toccherà giocare in un ruolo non mio, ma io non ricopro più da tempo. Allora non facciamo il processo alle intenzioni. Non fatemi arrabbiare, l'ho detto. Ma perché dobbiamo andare a trovare sempre qualche cosa che non va? Ha detto noi siamo forti anche così, lo può dire, è normale. Oggi abbiamo vinto 3-0 mercoledì, siamo una buona squadra. No, Giovanni, hai ragione. Può darsi che sia io maligno. Sei un pochino malizioso. Sì, può essere. Vai sul profondo. No, può essere, però può essere che ci sia questo significato, questa dietrologia dietro l'affermazione di Balotelli, perché magari l'idea di giocare in un ruolo diverso da quello che sta ricoprendo adesso non lo scoprirà. Ma perché? Ma che fastidio le dà Kakà a Balotelli? Nessuno. Dove gioca adesso giocherà anche dopo. Però abbiamo già capito. Perché l'abbiamo fatta noi la formazione con Alessandro. Sì, Giovanni, ma non farà più... Non farà più la prima punta se arrivando Kakà e con Matri, abbiamo detto noi stessi probabilmente se Balotelli giocherà alle spalle delle punte. Va bene, allora tra 24 ore chiude il mercato, noi chiudiamo tra un quarto d'ora, il mercato in fiamma, è quasi mezzanotte ma ci sono ancora tante trattative in corso e tantissime voci sul calciomercato. Aspettiamo ancora le vostre chiamate, il numero è 02 33 21 32 05. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Situato a pochi minuti dal centro di Legnano e a 30 minuti dal centro di Milano, il Palace Hotel Legnano è la struttura ideale per soddisfare i bisogni di chi viaggia. 127 camere dotate di tutti i comfort per sentirsi come a casa, dal piccolo meeting al grande evento. Lo staff del Palace Hotel Legnano e del ristorante Alexander saranno pronti a soddisfare tutte le vostre esigenze. Il nostro obiettivo è quello di prenderci cura dell'ospite. All'interno del Palace Hotel Legnano, il centro benessere La Cascata, un gioco di colori ed emozioni per rendere unico il vostro soggiorno. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo.
Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice? Scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona. È buonissima. Mangiali, mamma che buoni! Provali anche tu. My dog. My cat. My girl. My family. My world. Mi piace pensare in grande. My style. My bet. Mybet.it. Passione italiana, affidabilità tedesca. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Rieccoci in diretta. Noi, oltre a seguire i siti internet, diamo un'occhiata anche ai tweet, ai social network. Su alcuni tweet di alcuni organi di informazione inglesi si parla di un Kakà in arrivo domani mattina a Milano. Svolgerebbe, uso ancora il condizionale perché non si tratta di notizie ufficiali, delle visite mediche domani mattina a Milano. Vi aggiorneremo in tempo reale prima, però andiamo su Better perché si può scommettere anche nei prossimi giorni per le partite dei prossimi giorni, ma anche per gli esiti finali della Champions League. Vedete in questa videoata favorito il Bayern Monaco ancora a 4,50, il bis dei tedeschi, il Barcellona a 5, golosa la quota del Chelsea, Besana a 7, Chelsea molto che alta. Ha fatto bene in Supercoppa Europea, ha perso soltanto ai rigori venerdì. Perché per la gioia di Mourinho. Per la gioia di Mourinho. No, vabbè, ha fatto bene. Diciamo che meglio il Bayern. Per il sfortunato, se vogliamo vedere, ha preso gol a 121esimo, per cui in 10, per cui premetto che io non sono un grandissimo tifoso di Mourinho. No, siamo in due, però, siamo in due. Allora, le italiane, vediamo le quote. Juventus a 10, Milan, anzi in ordine, Napoli a 20, Milan a 35, sei d'accordo, l'ho detto, cioè il Milan è la meno favorita fra le italiane. Sembra. Considerando anche il girone del Napoli. Esatto, un po' bizzarro, esatto. Bravo. Però il Milan in questo caso qui ha un girone affascinante. Potrebbe affascinante. Potrebbe togliersi delle... Anni 60 l'hanno chiamato. Esatto, perché c'è l'Ajax, c'è il Celtic e c'è il Barcellona. Però evidentemente in questo momento qua, tra le squadre forti, il Milan è quella. E poi c'è il Real Madrid del vostro, del tuo amico Giovanni Carlo Ancelotti, quotato a 6. Anche questa è una bella quota, cioè voi scommettendo 10 euro ne portereste a casa 60. Poi vediamo, abbiamo qualcos'altro, la vincente dei gruppi, Milan a 4,75, Barcellona naturalmente favorito a 1,25, poi... Questo vuol dire che il Milan comunque passerebbe il turno in questo caso. Esattamente, esattamente. Secondo queste quote. Juventus a 3,15, Real Madrid a 1,45. Secondo gli amici di Better abbiamo anche il Napoli. Vediamolo, il Napoli a 3,50 è sfavorito rispetto ad Arsenal e Borussia Dortmund, devo dire che sono d'accordo. Questo è il più complicato dei gruppi. No, per qualcuno era un girone. Mi pare bassa la quota del Napoli, è ben augurante, ma è bassissima. Sì, poi... Abbiamo anche la proposta di Better con la vittoria della Randers, il pareggio, grazie per questa partita impronunciabile, la vittoria del Kaiserslautern, la vittoria del Caen, la vittoria dell'Estoril, 330 euro, davvero una buona quota, www.better.it per tutte le altre scommesse dei prossimi giorni. Grazie, Stefano, io agli amici di Better. Ho un mio criterio, quando si affrontano due squadre lunghissime, no? Dal nome Hamas Kjöl contro Borussia Mönchengladbach, io do sempre X. E tante volte ho preso. Pensa che criterio tecnico che ho scelto. Su alcuni tweet, dobbiamo tornare a parlare di mercato, Emanuele, su alcuni tweet si parla di dichiarazioni di Gagliani, ti risultano? Sì, sono dichiarazioni che ha riportato Sky, inviato Pepe Di Stefano. Ma non va a cena, presente dov'è? A Madrid, secondo quanto riportato proprio da Sky, Adriano Gagliani avrebbe detto a Di Stefano: se non firma entro stanotte non se ne fa niente, perché domani dovrebbe fare le visite mediche, non ci sarebbero i tempi tecnici.
15, vabbè, però secondo me, anche se si arriva domani mattina alle 8, i tempi Milano-Madrid cos'è? Un'ora e mezza, un'oretta sì, di... Sì, circa due ore di volo. Sì, sì. Comunque certo, la di Rossonero è sembrato sereno in volto. Sereno in volto. Certo che Adriano Galliani è un vero stacanovista, quando si attacca all'osso non lo molla più. Ragazzi, questo viene a casa con in bocca cacà. Con in bocca. Sì, ho detto osso e ho detto bocca. No, nel senso che lui, quando ti punta, non ce n'è, porta a casa. Hai visto anche cooperazione, sì, anche per dirne Tevez. Una? Anche, no, con Tevez no, ma con Ibrahimovic, per esempio. Sono specialisti in questi finici là al Milan. Sì, lo porta a casa, vedrai. Ancora mercato in diretta, lavora in uscita l'Inter, Emanuele. Ci stavi dicendo prima che potrebbe piazzare un paio di giocatori in uscita e a quel punto magari potrebbe arrivare qualcun altro. Sì, perché Piero Ausilio, intervistato nel pre-partita da Sky, il direttore sportivo dell'Inter, avrebbe dichiarato che Joel Obi è addirittura d'arrivo la trattativa per quello che riguarda il suo passaggio al Parma, se ne era parlato già nei giorni scorsi. Anche il giovane Patrick Olsen, che si era messo in mostra nel precampionato, soprattutto in quel di Pinzolo, sembrerebbe essere indirizzato verso il Brescia. Sì, ma minima, sono piccole cose, la chiusura. Piccoli trasferimenti, l'Inter ha bisogno almeno di un colpo. Prima dicevo due o tre. Ma sì, perché siamo partiti bene, l'allenatore è bravo, dagli il materiale giusto, quello che chiede daglielo. Almeno un giocatore di grande talento ci vuole. Caro Giovanni Lodetti, non dobbiamo soltanto elogiare Galliani per come sta conducendo questa fase finale del mercato del Milan, ma anche per quello che non è stato. Noi abbiamo preparato una grafica con i colpi che sono sfumati e i giocatori inseguiti anche per lungo tempo da Galliani nel finire della passata stagione e nel corso di questa estate. Ha provato a prendere Ljajic, ha provato a prendere Tevez per lungo tempo, Sakho, difensore francese, e soprattutto Diamanti, che nel Bologna sta facendo ancora bene. Quali tra questi giocatori è il più rimpianto secondo te dalla D del Milan? Ma secondo me Ljajic era quello che al Milan avrebbe fatto la differenza. Di classe. Esatto, perché abbiamo anche Tevez, Sarko non è che lo conosca tanto, non è determinante. E Diamanti, secondo me, pur essendo un gran bravo giocatore, è un po' sopravvalutato. Ecco, questa è un po' la mia idea. Ljajic invece, secondo me, poteva effettivamente cambiare un po' il volto. Che voto daresti, Scanziani, dovesse arrivare a Story, dovesse arrivare Kakà domani al Milan, al mercato dei rossoneri, considerando anche le partenze? No, io non do voto all'inizio perché no. Te lo spiego perché. Pagelle, perché vedo una partita e do le pagelle di una prestazione di quella partita. Sul futuro non dà. No, perché non posso parlare di Kakà, quanto gli do per il ritorno di Kakà. Fatemelo vedere, corre, è quello di prima, 10. Se è quello di adesso, 3. Quindi sospendi il giudizio. È sicuro, perché Kakà è un punto interrogativo. Cioè, dico una bestemmia, Diamanti era meglio del Kakà che ultimamente non ha giocato. Diciamo. No, questo qui è sopravvalutato. Però io sono convinto che se fosse arrivato al Milan avrebbe fatto l'ira di Dio, perché è un giocatore di grande qualità e in una squadra così che gli dà la possibilità di mettersi in mostra anche a livello europeo, probabilmente avrebbe fatto grandissime cose. Allora, tu sei un presidente di una società di calcio, Besana, conosci benissimo, hai una lunga amicizia con Marotta, ex Monza, e con Galliani, ex Monza. Conosco chi prendi fra i due in questo momento a fare la tua squadra? Lo detti, mi guarda male, prendo per questa domanda, non gli è piaciuta. Prendo Marotta, che è più giovane e più fresco. Galliani è un anno meno di me e so benissimo. È un vecchio trombone? Non è un vecchio trombone, ma so benissimo, per esperienza diretta, quando arrivi su 68, 69, 70, non è più quella lucidità. Beppe Marotta è più lucido e più fresco. Detto questo, io do 8 al mercato del Milan, a prescindere, sai perché? A prescindere di quello che farà Kakà, perché hanno avuto il coraggio di mettere a nudo la situazione, di verificarla con realismo, sono decisi addirittura a cambiare anche delle certezze. Sono andati proporranno un modulo probabilmente che è nuovo rispetto a quello precedente. Rischiano. E perché dicevi di no, Lodetti? A me piace questo rischio. Piuttosto che dire che Galliani è meglio di Marotta, essendo un interista, dice che Marotta è meglio di Galliani. No, non ho detto quello. È veramente diabolico questo. Devi tenere presente che sono entrambi i miei amici. Mi metti in difficoltà. Ma scusa,
questo momento qua Gagliani ha tentacoli dappertutto, sì. Anche se magari dorme un cicinino più se dell'altro, però ti dai, ho detto prima forte. Che quando mette quando abbranca un osso non lo molla più, questo è vantaggioso. Vabbè. Ci tenevo a dire comunque che il Milan ha avuto coraggio anche a dar via nel giro di poche ore Boateng, e nessuno dei grandi soloni del calciomercato aveva fiutato. Tutti lì qua, appollaiati a Lata Hotel 24 ore su 24, nessuno si è accorto, nessuno ha fiutato, e davano via Boateng. Chissà se l'inviato Besan avrebbe mai azzeccato. Non lo so, io ti ho solo detto, quando ho visto le risultanze di Boateng, nata e conclusa nel giro di 24 ore. Chissà, pubblicità tra poco. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Volevamo darvi una buona notizia, ma più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per passare dalle coste sabbiose e frastagliate al suggestivo entroterra. Godersi le sue montagne anche in inverno, farsi rapire dai sapori forti, immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Interrompiamo i programmi per darvi una buona notizia. Alice, scusate, volevamo darvi una buona notizia, ma a quanto pare più che buona, è buonissima. Maggiori, mamma che buoni! Provali anche tu. Gira e rigira in Calabria ci vuole un attimo per immergersi nei colori e nella cultura del Mediterraneo. Questi bronzi di Riace mi fanno proprio girare la testa. Gira e rigira, c'è sempre un buon motivo per vivere la Calabria. Andrà avanti per tutta la notte la trattativa Milan-Kakà. Adriano Gagliani ha detto o si chiude stanotte oppure non se ne fa nulla. C'è un video su AS, purtroppo non riusciamo a caricarlo. Sì, eccolo qua, questo è Adriano Gagliani. Grazie al nostro Emanuele Tramacere, questo è Adriano Gagliani che esce dall'incontro con il Real Madrid. Adriano Gagliani che per tutta la notte tratterà l'ingaggio con il giocatore, però possiamo dirlo, Riccardo Kakà è ad un passo dal ritorno al Milan. Io ringrazio Emanuele Tramacero, Impostazione News, lo potrete ascoltare domani mattina su Radio Milan Inter a partire dalle 9.30, stavo dicendo, metterò la sveglia. 9.30, metti la sveglia Besana, che è uno che si alza sempre tardi la mattina. Sì, grazie Giancarlo Besana, grazie a mister Alessandro Scanziani, grazie a voi, a Giovanni Lodetti. Buonanotte. Buonanotte a tutti, ci rivediamo martedì a partire dalle 20.30, lunga diretta fino a mezzanotte per commentare la chiusura del mercato che sarà domani alle 23. Grazie ai nostri tecnici e a Luca Servadei in coordinamento. Buonanotte a tutti.